il direttivo del Fosso Bergamasco e tutto il comitato organizzatore hanno mosso i primi passi per questa 20ª edizione delle gare che vanno a toccare diversi paesi della bassa bergamasca. Infatti presso il negozio Ready to Run di Torre Boldone è stata organizzata questa serata di informazione, soprattutto una serata che ha portato alcune novità per quanto riguarda appunto questa 20ª edizione. Per la verità le novità, tanto qui vedete Roberto Piazzi, naturalmente il comitato organizzatore, del comitato organizzatore fanno parte tantissime atleti, nonché responsabili delle varie società che organizzano le 11 prove, e qui appunto avevamo visto in precedenza Roberto Piazzi. Dicevo, queste novità per quanto riguarda appunto la 20ª edizione, che non sono molte, tolto forse qualche novità circa i percorsi, infatti cambia ma davvero poco per quanto riguarda i percorsi, ma la notizia più importante è che le gare sono ancora 11 e a queste gare insomma le varianti sono davvero poche. Forse, e ne parlerò un pochettino più avanti, la variante più importante è quella che riguarda l'applicazione del chip. Qui intanto vedete Maurizio Vanotti, vincitore assoluto della categoria maschile dell'edizione numero 19, quella della passata stagione 2018, che appunto era presente, che ha ancora una volta motivato le sue sensazioni, le sue emozioni per queste gare, ma che ahimè per lui naturalmente ha dovuto far presente che non ci sarà a queste gare per un infortunio che da alcuni mesi lo attanaglia, insomma. Poi c'era anche la vincitrice femminile, eccola qua, Elisabetta Manenti, che ha raccontato la sua esperienza, un po' tutte le sue performance, e lei invece rispetto a Vanotti ha detto che ci sarà e che si sta preparando. Elisabetta Manenti, tra le altre cose, che ha ancora una volta fatto capire che è ritornato dopo le due maternità più brava di prima, se così possiamo dire, e in effetti l'abbiamo vista anche protagonista non assoluta alla maratona di Milano, seconda delle italiane, a dimostrazione insomma delle capacità di questa ragazza che oggi come oggi risiede in quelle di Treviglio. Ebbene, proprio la presenza di questi atleti è stata, di questi due vincitori della 19ª edizione, al femminile e al maschile, è stata sottolineata dai presenti, che hanno avuto anche modo, come dicevamo, di conoscere quelle piccole novità. Ma io intanto, mentre scorrono ancora queste immagini, voglio ricordarvi che la prima prova si terrà a Carobbio degli Angeli venerdì 26 di aprile, la seconda a Cologno al Serio venerdì 3 maggio, la terza a Corte Nuova venerdì 10 maggio, la quarta a Val Brembo venerdì 17, la quinta prova a Bariano. Ecco, Bariano è una di quelle novità, il signor Cozzaglio ha cercato di portare davvero una novità importante, si correrà tutta nel centro storico, non più lungo il fiume Serio, e qui si correrà venerdì 24 maggio. Poi la gara di Torre Boldone, che è l'unica che si distoglie dai venerdì, in effetti si correrà mercoledì 29 maggio. Questa era la sesta, la settima prova invece sarà a Stezzano e si correrà il 7 di giugno, dove forse a livello di tracciato ci potrebbero essere delle sorprese per dei persistenti lavori nella piazza centrale del paese. L'ottava prova a Treviglio il 14 di giugno, la nona venerdì 21 giugno a Zanica, la decima a Camisano, l'unica gara extraprovinciale. Camisano è uno dei primi paesi della provincia di Cremona, si correrà il 28 giugno, e poi l'ultima e undicesima prova venerdì 5 luglio in quella di Mozzanica, dove Natale Stellato assieme a tutti i suoi collaboratori ha messo in mostra certamente ancora una volta la prova. Anche se, ecco, la novità ed è l'ultima ed è quella forse più importante, lo vedete qua Piazzi mentre lo spiega, praticamente il chip non verrà più posto all'altezza della tuta, nella parte alta della tuta, ma verrà posto sulle stringhe, per intenderci sui lacci, per dirla meglio in italiano, sui lacci delle scarpette, in modo che al traguardo anche gli amici della Pico Sport, che curano in particolare il cronometraggio anche di questa 20ª edizione,
non potranno avere dubbi nell'andare a sancire gli effettivi vincitori di ogni singola gara. Insomma, si fa e si cerca di fare di tutto per evitare qualsiasi contestazione al termine della gara. E concludiamo qui con queste ultime immagini. Non mi resta che ricordare a tutti voi che ci saremo anche noi di Sport sul Serio. Andremo a cogliere le immagini più significative di ogni singola gara per poi proporle sul nostro sito. Grazie ancora a tutti, alla prossima!